E la scelta per il marmo è una scelta che nasce proprio, credo, dal territorio. È una scelta che forse ti porti dentro perché vivi in un territorio, in un posto dove il marmo è dominante. E credo che ci sia un feeling in questa materia che è proprio un amore, è un amore innato, è un amore che dura da diversi anni, è un amore, non lo saprei neanche descrivere. È proprio un feeling che ti porti dentro. Non è una materia come un'altra, è una materia viva. È una materia che ha delle caratteristiche nobili e che vanno oltre il tempo. Credo che sia un qualcosa che verrà proiettato nel futuro se avremo le capacità e l'intuizione di saperlo ascoltare. Sono arrivato a Pietrasanta per prima volta nel 2008, mentre facevo vacanze a Città di Firenze. Sono venuto qui, ho visto i laboratori locali, i materiali che si trovano qui in questa zona di Versilia e a Carrara. Questo mi ha fatto innamorarsi con la zona. Sono tornato solo a casa mia, ho preso quello che mi serviva e sono subito tornato qui dove continuo a vivo fino adesso, a vivere. Vivo e lavoro nella zona di Versilia non solo per i materiali, ma perché è un luogo dove si può incontrare artisti da tutto il mondo. Così si può fare uno scambio di cultura, uno scambio delle idee tra gli artisti, qualcosa che è impossibile di fare in un altro posto del mondo. So, ho trovato piccoli pezzi di Carrara marmo dove io ho insegnato in una scuola d'arte. Ho trovato un amico, forse voi conoscete Filippa Via, che è stato il mio mentor per tantissimo tempo. Mi ha detto: "Ma guardi, Lisa, ma che stai facendo con questi piccoli pezzi di marmo? Tu devi andare a Pietrasanta. Tu devi andare là, è lì dove il marmo, devi andare dove c'è il marmo." Così mi sono trasferita in Barenstra. Non ancora, sono venuto per la prima volta in 82 per 6 settimane qui in Italia, e mi sono innamorata di tutto, veramente, modo di vivere, e non avere questa fretta sempre di New York, perché tu senti la velocità delle città, tu senti enormemente. Ho trovato qui dove volevo essere, ma non potevo ancora fare totalmente il cambio, perché ho insegnato in diverse scuole, come al Metropolitan Museum of Art e anche in Westchester, facevo parte del Westchester College. E così piano piano mi sono distaccato e sono venuto qui. E quando avevo la possibilità di fare la mia grande mostra in Europa, qui a Thun, era la mia desiderio, che è un museo a Thun, ho deciso: ora basta New York, ora faccio il trasloco. Il mio rapporto con Pietrasanta era fantastico, lo continua a essere, nonostante che ha cambiato un po' l'immagine, anche perché gli artigiani che ci sono qua non li trovi da nessuna parte del mondo, perché sono artigiani che hanno da padre in figlio la possibilità di fare arte a tutto tondo, in un modo eccezionale. Io giro il mondo in questo periodo un po' di più di prima, e anche a Buenos Aires ho visto c'è un'unica fonderia e fanno delle cose che onestamente qua non le venderebbero. Quando sono venuto, Pietrasanta era, a parte chi lavorava il marmo, abbastanza sconosciuto. Io, da giovanotto, lavoravo nei metalli e sapevo delle fonderie. Il marmo non avevo nessuna esperienza. Era molto struggente. Da quando ho toccato per la prima volta, nacque questo amore per la materia. È una cosa pura, sana. Uno deve essere concentrato fino al massimo perché non sbaglio e this is not ok. Buongiorno, io mi chiamo Robin Bell, sono canadese e ho arrivato qui a Pietrasanta nel 74.
grazie a un altro amico canadese che si è spostato da Carrara e da Pietrasanta. Da quel punto lui non è mai ritornato e io non ho lasciato il posto. La cosa più importante, anche fondamentale di Pietrasanta era trovare tutti questi artigiani, tutti quelli che sanno le cose che ti aiutano a sviluppare le tue idee. E poi c'erano anche i formatori, c'è quello che fa le ferie, gli utensili, fino a quello che fa le case per mandare il lavoro via. C'era tutto complesso e tutto qui, fra marmo, bronzo, mosaico e tutto il resto, un posto unico nel mondo. Era il 1953 e leggendo la vita di Michelangelo dei fratelli Grimm scoprì il nome di Pietrasanta. Avevo allora 16 anni, vivevo a Tarquinia e questo nome per me significava la scultura. Ed è curioso che il mio amore per la scultura, nato da Michelangelo e poi dopo doveva essere correlato con Pietrasanta, ha portato ad una mia idea veramente curiosa. Io scrissi una lettera al sindaco di Pietrasanta, 1953. Non so più che fine abbia fatto questa lettera, se è ancora all'archivio, se è mai arrivata, che cosa scrivevo, non lo so perché non ho una copia. Probabilmente io sentivo questa pulsione della scultura e mi affidavo a Pietrasanta, quindi che mi accogliessero per iniziare la mia carriera. Ecco, poi dopo sono passati ovviamente molti anni, le mie vicissitudini scolastiche, poi quelle di insegnante, eccetera, eccetera. Fin quando nel 1973 fu gioco forza venire a Pietrasanta per fare scultura di marmo. E lì è iniziato il mio rapporto con Pietrasanta che dura tuttora. I giornali sempre parlavano di a Carrara Pietrasanta, perché ci sono di tutti i materiali marmo bellissimi aggiornati a Versigliana. E più scultori famosi vengono a lavorare qua. Allora io mi accetto molto di questo digiuno, dopo aspettavo di finire di università. Quando ho finito io ho venuto subito a Pietrasanta. L'ho visto di tutto materiale di marmo, di granito, arrivano tutto il mondo. Anche bianco di Carrara, bianco di Pietrasanta, bellissimo. Ho cominciato a scolpire di marmo. Sono proprio innamorato di materiale. Più ci sono tanti artisti stranieri, vengono tutti dal mondo. Sono piaciuto questo perché siamo di cultura, tutta cultura, possiamo parlare con amici, artisti di altri paesi. Questo a me è rimasto molto male perché noi in Corea sono come isolato, come Italia. E non c'è nessuno in questo momento stranieri, non si vedeva nulla. Invece in Italia, come il mondo, piccolo il mondo Pietrasanta. Così io ho rimasto fino ad ora. Allora, mi conoscete? Sicuramente no. Sono Girolamo Ciulla, come sono venuto a Pietrasanta, ma lo sono chiesto anch'io. Lo sono chiesto perché un giorno di tanti anni fa avevo letto di Pietrasanta, Carrara e tutte queste zone qua, di quello che era la scultura. Quindi la cosa mi impressionò, un giorno capitai e vidi questo mondo diverso di quello che non conoscevo. E di allora mi innamorai del posto. Ma ho sempre cercato di sperimentare, perché poi comunque nei materiali, i materiali sono tutti affascinanti. Sono tutti bellissimi. E poi ci sono, nel corso degli anni, capisci quali sono i tuoi materiali. Per esempio, io non ho una fisicità fortissima, quindi il marmo e il legno l'ho dovuto e l'ho scansato, proprio perché ci vuole una forza fisica importante. E poi comunque non fa parte il marmo specialmente non fa parte del mio materiale, perché a me piace comunque partire da una cosa e poi avere lo spazio e la voglia e poter comunque scivolare su un'altra cosa. Invece nel marmo devi partire sapendo quello che fare, perché comunque il materiale ti permette di sbagliare pochissimo. Io uso la mia tecnica svoltando il marmo
perché così do una leggerezza particolare al marmo, che è un materiale di molto solido e pesante, così mi permette di giocare anche con la luce e lo sguardo dello spettatore che può attraversare l'opera stessa. Contemporaneamente aiuta anche sul concetto su cui lavoro, perché mi piace di fare riferimenti sui valori e termini che durante questi giorni li considero fragili, che vanno a perdere il loro significato o il loro valore. Vengo a sapere di Pietrasanta quando ero a fare un cantiere a Parigi, dove faceva il pavimento della gente. Questa signora mi dice che c'era un posto in Italia dove c'era il marmo, montagna, mare, un posto bellissimo che si chiamava Santa Pietra. Lei mi ha detto Santa Pietra, che era a 30 km di Firenze. E un giorno ero a Nizza a fare un lavoro, fa accanto a Nizza, a Cap Martin, a fare un affresco del Piccolo Principe dentro una stanza di bambini, e con quei soldi ho detto sono vicino all'Italia, vado a vedere questa Santa Pietra. E sono andato a Firenze, e a Firenze ho chiesto alla stazione per prendere il treno per Santa Pietra, e nessuno capiva Santa Pietra non esiste. E ho incontrato un personaggio che mi ha detto: ah, ma ti do un appuntamento questo pomeriggio e ti aiutiamo a trovare questo paese. Era un genere di intellettuale. E mi danno un appuntamento alla biblioteca a Firenze e mi ritrovo con 20-25 persone a un tavolo e che iniziano a parlare di questo francese che cercava Santa Pietra. E questa discussione dura un'ora, un'ora e mezzo. Io prima non capivo l'italiano e quella gente vedeva che si facevano piacere, ma non aiutava in niente a trovare questo Santa Pietra. Allora a un momento ho detto: scusate, me ne vado, perché c'ho da trovare Santa Pietra, dove dormire in qualche parte anche. E sono partito, e alla fine alla stazione ho incontrato una signora che mi ha detto: ma forse sarà Pietra Santa. Mi ha detto forse Pietrasanta a quel punto, ma però non è a 30 km di qua, è a 100. Ho detto va bene, prendo un biglietto, arrivo qua e scopro Pietrasanta, che io pensavo, l'avevo immaginato un po' come, che mi ha detto che era al monte col mare, avevo pensato che era dei sassi di marmo che andava sul marmo, con qualche casette, con qualche scultore che vivevano lì e che si facevano le sculture. L'ho visto d'un modo proprio romantissimo. Poi alla fine era qui un'industria avanzata, con una città normale, non era una cosa poetica come l'avevo immaginato. Ho lavorato per un scultore che si chiama Bogdan Grom, che mi ha influenzato parecchio. Lui era una persona che ha vissuto a Trieste, però faceva Trieste Slovenia. Lui andava avanti e indietro, e lui mi ha detto, mentre lavoravo per lui come apprendista, che dovevo cercare di mettermi al lavoro in Italia, perché lì potevo trovare i maestri che mi insegneranno a lavorare il marmo, una cosa che era il mio sogno. E quindi sono venuto a Pietrasanta. Per un artista Pietrasanta rappresenta il massimo, in quanto c'è tutto quello che serve, in più c'è la presenza di tanti scultori da tutte le parti del mondo. E questo è uno stimolo, è uno scambio, anche se apparentemente gli artisti sono gelosi del proprio mestiere, delle proprie opere, ma questo scambio, questa cosa esiste, c'è un clima, c'è una situazione che porta veramente verso l'alto. In nessun altro paese del mondo credo che esista questa stimolazione, questa quasi frenetica attività scultorea, questi artisti dei quali ognuno porta un piccolo mattone, ma è una realtà in movimento, proiettata sempre in avanti, e questo è veramente stimolante. Io penso proprio che Pietrasanta è il luogo ideale, anche se mi ripeto, il luogo ideale per la creazione, oltre che esserci questo humus
del marmo, degli artigiani e tutto che consente questo, ma è importante proprio queste presenze artistiche che facilitano, che stimolano, che fanno fare confronti e quindi in avanti è molto appassionante la cosa. Se uno mi dovesse chiedere, siccome lavoro nel bronzo e il marmo, quale preferisco, dovrò dire che tutte e due, perché ognuno offre una cosa unica per la materia stessa. Il marmo, come traspare la luce sulla superficie del marmo, specialmente quelle della zona bianche, è una cosa unica. Invece il bronzo dà una flessibilità, puoi fare le cose molto fini, sicché direi che ognuno ha il suo aspetto affascinante e unico. Sta. C'è la luce. Tutti dicono che il marmo è morto perché la gente lo vede come cose da cimitero, ma è completamente falso. C'è una luce dentro, c'è il suono che fa quando si scolpisce. Ora si sente meno, perché ora è molto più meccanizzato il lavoro, però quando si lavora a mano c'è anche tutto una sinfonia di rumore, piano piano c'è una musica, si sente quando è fragile, si sente e poi il marmo, la cosa bella è che per me quando faccio una scultura vedo la scultura dentro, ma facendolo, come ci vuole un certo tempo, e ti guida un po' il marmo, ti dà una direzione. La scultura non è mai come te ha pensato all'inizio, c'è un'evoluzione. Che si faccia una creta e un marmo, allora lì prende il marmo d'un modo per me che non è giusto. Preferisco lavorarlo direttamente. Anche se c'è molto più rischio di sbagli, però direttamente lui ti porta, la pietra ti porta proprio a dei cambiamenti e che generalmente sono molto meglio di quello che io avevo pensato da solo. C'è come un genere di comunicazione con il marmo, ecco, quello che mi piace. E è un grande piacere lavorare qua, prima perché qua è una grande famiglia, tutti ci conosciamo, e sono gente altamente qualificata, molto professionale. Poi è bello lavorare in un ambiente dove ti trovi in famiglia, è molto importante. Dunque, non solo fondere i bronzi, però vivere qua ogni tanto, quando vengo qua, è meraviglioso. C'è il mare, c'è la montagna, abbiamo tutti i grandi musei a Firenze, che è una città che amo tantissimo, perché ci sono delle opere di una bellezza. Come diceva prima, che in Italia abbiamo il 50% di tutte le meraviglie artistiche sono qua in Italia. Una grande responsabilità per voi, per mantenere tutte queste bellezze. Io sono venuta a Pietrasanta nel 73, ero studente al Pratt Institute a Brooklyn, New York, e lì ho visto un manifesto dove parlava di Pietrasanta. C'era un programma che portavano qui gli studenti di Pratt per un stage e i punti potevano servire verso la laurea. Ora io, essendo una di 5 figli, non potevo permettere il costo di questo qui, allora sono venuta per conto mio. Ma il nome Pietrasanta l'ho sentito per la prima volta al Pratt. E sì, sono già quasi, a gennaio sono 40 anni che abito e lavoro a Pietrasanta. E io qui mi sono formata, si può dire che ho cresciuto qui come artista e come essere umano. Ma visto che siamo a Pietrasanta, ti potrei raccontare l'aneddoto della Social Sculpture Society di New York, dove negli anni 90 arrivai a New York da amici, da Paul Lucchesi, che frequentavo in quel periodo lì, e ci fu un suo amico, che era anche mio amico, Giancarlo Biagio, un altro scultore versiliese, che mi invitò a questa serata a New York. E io
così di sorpresa andai, ma fu una serata dove capii l'importanza di Pietrasanta, perché c'erano tantissimi scultori, la maggior parte erano molto figurativi, tutti figurativi, e questi scultori qua appena hanno saputo che io ero di Pietrasanta, che venivo insomma dalla Versilia, sono diventato un po' la rock star, nel senso che venivano tutti a me a salutarmi, a sentire come stava Pietrasanta, e lì mi accorsi veramente che c'era passato e continua a passarci il mondo, e gli scultori, specialmente figurativi, specialmente americani, era importantissimo, specialmente in quegli anni, passare da Pietrasanta per imparare il lavoro. Quindi tutti quanti parlavano di Sam, tutti quanti parlavano delle fonderie, da Mariani alla Del Chiaro, e mi ricordo che poi tutti quanti cercavano di parlare un italiano che più che italiano era un pietrasantino stranissimo, però fu una bellissima serata. Secondo me la ricerca del materiale per uno scultore è fondamentale, cioè si va sempre alla ricerca di non solo della figura nuova da realizzare, ma anche proprio il materiale, no? Quindi ho lavorato nel mio percorso, sono partito con la creta, insomma, no? Perché non ho fatto studi accademici e quindi non sapevo nemmeno bene come si facesse, quindi la creta è molto facile come materiale. Ho messo su cose, ho fatto tante terrecotte, poi si passa al bronzo, poi dal bronzo passi a qualche resina, perché comunque è un materiale povero ma ti permette la durezza, la resistenza. E poi sì, il marmo, il legno, quindi il vetro che però ho abbandonato, perché comunque non l'ho sentito un materiale da poter realizzare cose anche grandi, insomma era limitato. E ora sì, il legno lo sento molto vivo e immediato, mentre il marmo è affascinante, no? Perché viviamo nel paese il marmo, la capitale del marmo, anche se è Carrara, ma insomma qua abbiamo sempre respirato la polvere di marmo. C'è il rumore. No, il marmo è un materiale vivo che ti affascina, però richiede un sacco di tempo per la lavorazione e comunque è costoso, quindi mi piacerebbe realizzare anche qualche lavoro come questo in marmo, ci pensavo l'altro giorno, non sarebbe nemmeno tanto difficile. Però sono i costi e gli spazi e adesso non è il momento, insomma. Sono convinto che ci tornerò, perché comunque è un materiale che è nobile, insomma, è vivo. Come probabilmente, non lo so se abbiamo un monumento al marmo a Pietrasanta, no? Io all'epoca proponevo una cosa interessante per il mondo artigianale, per tutti. Quando esponevo la foresta perduta, che è praticamente un campionario degli anni 20, sono stati questi grandi blocchi con Bianco di Carrara, con Statuario, con la Breccia Medicea, eccetera, con Cipollino, io dicevo sarebbe bellissimo, no? Che ogni marmista taglia una fetta di queste colonne per 20 centimetri e su ogni cosa scriviamo i nomi delle cose, e facciamo un tappeto davanti la chiesa, invece di mettere questa specie di asfalto colorato, facciamo questa cosa qui, che la gente arriva sulla piazza e vede cosa sta sui monti. Da quando sono arrivato a Pietrasanta, ho visto che è un paese, una città molto importante per fare una mostra. E adesso, da quando sono arrivato, ho avuto in mente, penso che non è solo la preparazione 2 anni, 3 anni prima di fare questa mostra, è stata in mente da quando sono arrivato, e conoscere gli artigiani, i posti dove si lavorano, le opere di tanti artisti del mondo, ho imparato da quando sono arrivato qua. Allora ho cominciato a lavorare con ogni fonderia, con ogni laboratorio di marmo, e per questa mostra sono stato infatti con 3 laboratori di marmo importanti qui a Pietrasanta, dove ho preparato parte delle opere in marmo.
anche con le fonderie, con alcune fonderie che sono qui a Pietrasanta. È un progetto che è stato realizzato da 3 anni fa. E tutte le opere sono state fatte solo per la mostra. Alcune delle opere sono in acciaio, materiali che lavoro anche in Colombia. Ho portato alcune di queste opere da Colombia. I materiali sono bronzo, acciaio e marmo. Preferisco di più il marmo perché per questo mi sono innamorato di Pietrasanta, perché il marmo per me è il materiale più bello che si può fare nella scultura. Il marmo per me è un materiale molto nobile, da quando si conosce veramente ogni cava, ogni materiale, si fa di una maniera più piacevole. Penso che il marmo è il più bello per lavorare. L'acciaio e il bronzo sono materiali che si fanno di un'altra maniera, che hanno tanti processi, che si possono anche fare le modifiche. Questo, il marmo è unico. Ed è molto unica, ed è molto, noi scultori si trae molto sabidura dagli artigiani, no? Che loro sono molto più veloci di noi, hanno lavorato con tante espressioni diverse, hanno una tecnica che non tutti gli scultori hanno, no? E poi gli artigiani lavorano molto vicino ad un scultore, no? Alcuni lavorano più con un scultore così, e conoscono allora l'espressione, il stile speciale di proprio questo scultore. Mi è successo che un artigiano è venuto da me proprio a parlare di conoscere le forme di ogni scultore, no? E mi fanno anche dei consigli, dei consigli tecnici sul lavoro. Ho imparato da loro molto.